Giustamente tu mi stai facendo una domanda. Non capisco come l'investitore abbia voglia di perdere 150 milioni al mese, no, o comunque investire 150 milioni al mese, perché sono 1.500 di buono acquisto per 100.000 persone per un anno, due anni, quello che serve. E chi è sto pazzo che mette 150 milioni al mese a vantaggio di questa cosa? Allora, Maurizio Sarlo, io onestamente non so quasi niente di te. Cioè, mi hanno parlato di te, ho sentito parlare, sì, certamente, ma nel senso di sapere veramente chi sei e cosa stai facendo, non lo so. Ho provato a informarmi in rete ultimamente, sapendo che ti avrei intervistato, ma ho visto di tutto e il contrario di tutto, e quindi scelgo di non sapere niente e ti chiedo se riesci in 3 minuti a dirmi che cos'è la tua operazione, come è nata e qual è il suo scopo generale. Poi magari andiamo nei particolari. Bene, vediamo se ci riesco. Io sono una persona innamorata della vita, mi ritengo una persona innamorata della vita, ho 63 anni da qualche giorno e ripeto, sono un innamorato della vita, ma della vita con i suoi ostacoli, della vita con i suoi piaceri, della vita con le sue bellezze. Ritengo che la natura sia qualcosa di incredibilmente valido a dimostrare che tutto valga la pena, diciamo così, permetterti di innamorarti della natura, come dicevo un attimo fa. Sono innamorato della vita, che vorrebbe, con una riflessione, e ho sempre lavorato per questo, vorrebbe che gli altri riflettessero su questa riflessione, che non è mia. Cioè, ci mancherebbe altro, è la riflessione di tanti storici, di tanti scienziati, di tanti filosofi che la storia ha dimostrato ampiamente. Quindi da un equilibrio che oggi non c'è perché siamo in perfetto disequilibrio, ad un equilibrio che porti i costi e i benefici all'equilibrio dei valori più alti che l'umanità può proporre a se stessa attraverso delle regole di saggezza, di creatività. Ecco, ritengo che siccome ho lavorato tanto e sono partito dalla comunicazione, sono innamorato della comunicazione, faccio quello che da tanti anni mi ha permesso, insomma, di vivere la mia vita lavorativa. E nel 1987-1993, nel così pienezza degli anni, avevo un'età matura, ho cominciato a immaginare di produrre dei momenti calcistici di primo piano, perché erano iniziative private comunque, perché non certo sono una squadra di calcio, di un uomo di comunicazione che, per abbattere la povertà, perché questo è sempre il mio cruccio fin da quando sono piccolo, ho lanciato delle partite di calcio in cui la Juventus e tante altre squadre di prima così immagine hanno permesso di divulgare al mondo quell'idea che si chiama adozione a distanza. Quindi ho contribuito a far diventare pubblica un'iniziativa che dal mio punto di vista era un esempio pilota affinché altri potessero in qualche modo poi replicarla. E se sono riuscito a ottenerlo, forse un pochino di savoir-faire c'era. È ovvio che questo ha permesso poi di farne altre, di partite di questo tipo, e naturalmente la nomea del calcio, la profondità che il calcio ha come progetto di vita ludica, sociale e quant'altro, ha permesso appunto di far sì che le adozioni a distanza poi fossero quello che oggi sappiamo tutti. Basta fare zapping tra un programma all'altro, c'è la pubblicità di un sacco di associazioni, ben vengano, che fanno questo. Ma nel frattempo, è proprio grazie alla Juventus e al suo strutturarsi in varie tifoserie del mondo, nella misura in cui chi segue il calcio sa che una squadra così non ha solo tifosi, diciamo, umili come me, ma tifosi capitani d'industria, politici e quant'altro. Quindi ti puoi trovare nei salotti
a parlare di calcio e magari poi di politica, di industria e di quant'altro. Ecco, lì mi sono trovato moltissimi anni fa, in quel periodo, in un salotto considerato salotto bene, e lì una persona che io reputo sia stato un po' il mio maestro di vita, mi ha permesso di capire che stavo sbagliando tutto, che era proprio l'unica cosa che non dovevo fare, quella della beneficenza, per cui c'è una mosca che rompe le scatole. Per cui lì mi sono interrogato. Questa persona non si può conoscere il nome, no? Sì, si può conoscere il nome, si chiama Sergio, si chiamava, nel senso che non c'è più, Sergio Vatta, era un italiano che viveva in Spagna e che insomma aveva grandi capacità di filosofia, grandi capacità di saggezza, grandi capacità di conoscenza di un mondo che io conoscevo solo attraverso i libri, insomma, i miei interessi culturali e quant'altro. Ecco, mi diceva che facendo la beneficenza, invece che risolvere il problema della povertà, lo si aumentava, perché non è facendo beneficenza che si può abbattere la povertà come avrei voluto io e come diciamo progettavo con il progetto Mondo Migliore. E quindi da lì. Quindi tu già a quel tempo avevi in mente il progetto Mondo Migliore? No. Oggi parlo del progetto Mondo Migliore. Io volevo migliorare il mondo, cioè, con l'abbattimento della povertà, ovviamente. Quindi no? Avevi un principio dentro di te. È un principio dentro di me. Che cominciava a svilupparsi, così come insomma ho sviluppato in quegli anni, senza contare che grazie ad un centro che in quel periodo conoscevo, che era il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi, mi ha formato moltissimo, siamo stati da Pérez de Cuellar, che era il segretario generale dell'ONU, cioè, abbiamo fatto delle cose in quel periodo abbastanza interessanti e che mi hanno formato a immaginare la mia corsa per questa riflessione che dicevo prima, costi-benefici. Se mettiamo insieme questo parallelo costi-benefici in equilibrio, la nostra vita e quella della collettività cambia totalmente aspetto. E rispetto agli anni precedenti, questa persona umilissima che sono io, ma molto determinata, acquisisce una serie di strumenti, valutazioni, riflessioni, saperi e quant'altro, grazie a uomini come quello che indicavo, che da qualche anno non c'è più, in questa vita terrena. E allora mi sono detto che avrei creato un esempio pilota diverso da quello che stavo immaginando e lo avrei portato fino alla fine dei miei giorni, comunque sia. Nel 2010 si fonda l'associazione COEM, Comitato Organizzatore Etico Mondo Migliore, una piccola associazione, perché dopo quello che erano stati gli studi e quello che avevo compreso da questo uomo, si doveva creare per un progetto di così grande levatura, no? Abbattere la povertà nel mondo, o sei pazzo o ci credi fino in fondo, bisognava creare un'associazione snella, piccola e non penetrabile da terzi che avrebbero voluto in qualche modo abbatterla. Un'associazione libera, non onlus, perché questo per chi ne sa vuol dire non prendere, non volere soldi pubblici e quindi è comunque un progetto privato, ma libero secondo le leggi costituite, e creare una rete di soggetti, persone giuridiche e fisiche, in tutta Italia, perché secondo la mia teoria solo l'Italia può cambiare il disequilibrio che c'è nel mondo. La comunità italiana è l'unica, e lo ha dimostrato nella storia, anche se in un diverso tempo rispetto a quello attuale, è l'unica che può cambiare l'equilibrio, anzi il disequilibrio del mondo. L'unica perché? L'Italia come nazione. L'Italia come comunità. Cioè come popolo. Come popolo e nazione, perché il popolo viene cambiato rispetto all'ambiente che lo vive, no? Che vive. Perché? Perché è fatto di profumi, di odori, di animali, di piante e quant'altro, di energia che sono appunto frequenza, e la frequenza modifica l'essere umano, il DNA dell'essere umano.
Quindi dal mio punto di vista, per quello che mi è stato insegnato, l'unica comunità è la comunità italiana. Peraltro mi rifaccio, perché me l'hanno insegnato, ad alcune parabole e ad alcune metafore della vita e della storia dei grandi saggi, e quando quell'Abramo, interrogando Dio, parte da un numero 50-40 e arriva a 10, osando a Dio di chiedere se salvava la città dal disastro, no? Ne rimangono 10. Se ne rimangono 10 salverai la città, ma il 10 nella numerologia è il numero della comunità. 10 significa comunità. E se analizziamo bene, non erano 10 in quella città, c'era Abramo che era l'11esimo, che chiedeva a Dio. E quindi, se è vera questa metafora, o non, a me non interessa se è vera o non è vera, a me interessa capire se c'è una riflessione dietro. E ecco il numero 11, che per chi segue la numerologia è un numero, insomma, strategico, importante e quant'altro, peraltro è il numero che abbiamo creato per costituire i circoli liberi dell'associazione Madre Clem, circoli liberi di 11 persone, proprio perché se in Italia si creano un numero, una rete con un numero di 11 persone in ogni comune d'Italia, la radice quadrata fa l'1, che cambia il famoso 99. Ecco, con questi principi io oggi promuovo quello che promuovo. E direi che, per quello che riguarda la mia analisi, quello che ho promosso dal mio punto di vista ha del miracoloso, perché io non sono un personaggio famoso, non sono quindi una persona che è facile, no, avvicinare per la sua, diciamo, qualità di personaggio, per curiosità piuttosto che per altro di questo tipo. Sono una persona che da 3 anni fa delle conferenze che stupiscono anche me, nella misura in cui per 3 ore c'è gente che sta lì a sentire quello che dico, e qualche volta mi interrogo dicendo: ma sono io passa, che sto parlando veramente? Sì, sì, sono io che sto parlando veramente. Passa quello che dico, perché io sento che è una cosa che mi appartiene, che è una cosa che, in cui credo veramente. Però non è detto che gli altri possano ovviamente sentirla come tu la promuovi. In questi 3 anni ovviamente ci sono stati una serie di attacchi veementi, e sono stati attacchi che non sono per niente scriteriati. Sono attacchi che vengono da un'abile regia. Chi conosce le cose come le conosco io sa fare 2 più 2 fa 4, insomma, no? Quindi prima esce un articolo sul giornale, guarda caso questo articolo sul giornale lo fa una parlamentare del 5 Stelle, subito dopo arriva Striscia la Notizia con Moreno Morello, cioè tutte cose che hanno un'architettura dal mio punto di vista, poi magari non sarà così, ma dal mio punto di vista è così. E quindi ritengo che questa avventura venga ostacolata da chi in qualche modo potrebbe avere un interesse negativo, e questo interesse negativo, prego. Ecco, no, prima di entrare appunto nel conflitto, cioè nella questione del conflitto, non abbiamo ancora definito bene che cos'è il progetto, cioè l'origine, sì, l'abbiamo capita. Portare l'equilibrio, no? Ecco, l'equilibrio, vabbè, costi-benefici. E che cos'è che porta equilibrio nei costi-benefici? Intanto riconoscere il valore delle cose, e nel valore delle cose c'è il valore intrinseco dell'umanità. Se non c'è l'umanità, che ce ne frega delle cose, ovviamente. No, quello che voglio dire è che i principi sono validissimi, nessuno li mette neanche in discussione, ci mancherebbe. Sì. La domanda è la traduzione. La domanda è la traduzione dai principi alla struttura della tua organizzazione, cioè quella è la parte che mi interessa capire, perché sì, certo che i principi, quando uno prende la matita, parla di mondo migliore. No, vabbè, trovamene uno che dica di no. Magari qualcuno c'è comunque che dice di no, ma comunque diciamo, è chiaro che siamo tutti sulla stessa. Hai ragione. È proprio è la traduzione... cimentarsi, no? È cimentarsi sui perché e come arrivare a migliorare come il mondo attuare, davvero. Cioè come passare attuare dal dire al fare, tutto lì. Allora, per questo, e io ti ringrazio di questa intervista, ma che presuppone quel senso scritto di immagine che io promuovo durante le conferenze, quindi mi muovo con una lavagnetta dove scrivo i perché
si può fare quello che sto appunto dicendo, ovvero per portare l'equilibrio bisogna che ci sia sempre di più l'elevazione di una coscienza, della conoscenza delle cose, perché altrimenti se non conosciamo quali sono i drammi, quali sono le cause della povertà, come facciamo a risolverla? E allora in questo purtroppo io ritengo che tutto quello che è avvenuto nel campo della politica, che dal mio punto di vista è l'eccellenza delle eccellenze dei comparti che l'umanità ha in sé, cioè se tu non promuovi una buona politica, inevitabilmente le regole saranno di disequilibrio e non di equilibrio. La politica è un po' la base nella quale, il basamento nella quale tutti poggiano. Ecco, quindi dal nostro punto di vista noi diciamo che va cambiata totalmente la visione del vedere la politica, del osservare la politica rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi come comunità. Oggi ci siamo soffermati solo sui proclami che la politica dà e non sui perché si deve fare quella data cosa rispetto ai proclami. Cioè che è una si politica fa. Senza principi praticamente. No, diciamo che ha dei principi che sono il contrario del loro contenuto di soluzione, cioè la soluzione è negativa a quei principi e non positiva. Quindi da che cosa si parte? Si parte dal concetto che per dare equilibrio alle cose l'essere umano deve in sé portare l'equilibrio, avere l'equilibrio, e l'essere umano deve essere amato per avere questo equilibrio, e se l'essere umano è amato lo puoi dimostrare quando l'essere umano comincia ad avere un'età matura, non puoi certo dimostrarlo appena nasci, quindi ci vuole qualcuno che te lo insegni, ti ami al punto da insegnartelo. Qui faccio molto spesso la metafora di quei due genitori, la comunità è come quei due genitori che amando un figlio lo mettono al mondo, ma per farlo diventare grande bisogna alimentarlo, altrimenti morirebbe, no? Quindi la comunità deve fare lo stesso, deve capire che quando viene al mondo un essere umano va amato e non lo si deve sfruttare, ma lo si deve portare a dare il meglio di se stesso, dei suoi talenti, dopo un percorso. Appena nato può fare poco se non piangere e urlare di felicità o sorridere. Quindi da 20 anni a questa parte il tempo che qualcuno dice è iniziato nel compiere totalmente un disegno interessante di paradiso in terra, il tempo dimostra che le tecnologie e i saperi hanno raggiunto dei livelli che possono abbattere definitivamente la povertà, cioè viene a mancare il principio della carestia, della carenza di prodotti e di servizi. Con le tecnologie non c'è più carestia. E anche qui Cristo, no, a suo tempo diceva farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Beh, è arrivato il tempo in cui gli scienziati portano alla luce, non creano, portano alla luce una serie di cose, no? E sono delle cose straordinarie. Noi abbiamo portato degli scienziati sui palchi delle nostre conferenze dove addirittura bendando una persona, un bambino, ti dimostra che c'è un senso in più oltre quei 5 che conosciamo. Beh, questo non può essere un fatto materiale, questo è un fatto trascendentale rispetto alla materia che purtroppo siamo ancorati tutti a pensare sia l'unica che esiste. Quindi questa è la mia volontà di agire, la mia volontà di promuovere queste riflessioni ha portato oggi ad avere 10.700 circoli in tutta Italia e una solidarietà che io reputo straordinaria. 10.000 circoli che non 700. Sono 10.700 che non sono 10.000 iscritti. Ogni circolo? Ogni circolo ha 11 persone. Ok, quindi parliamo di oltre 100.000. Scusami, dovrebbe avere, se allineati al progetto dell'associazione COEM, dovrebbe avere 11 persone. Perché non di meno e non di più? Perché l'11 rappresenta un discorso molto interessante nella numerologia, perché l'11 è un qualche cosa che porta alla idea di non tradire, è il numero insomma ideale,
perché 11 permette di non infiltrare nessuno, perché insomma, 11 persone li conosci abbastanza bene, insomma, no? E quindi di infiltrare all'interno dell'associazione piccola che si chiama CLEM, l'acronimo è per Circolo Locale Etico Mondo Migliore, e di non penetrare nessuno per far crollare il progetto. Perché? Certo. Perché siccome non potevi non sapere, se fai un'associazione mega, si infiltrano e ci saranno quelli che andranno a delinquere per in qualche modo buttare giù la torre e quello che ci sta dentro. In questo principio COEM, creando i suoi tanti clam in giro per l'Italia, non può essere abbattuto perché qualcuno si infiltra e fa il delinquente da qualche parte. Quindi questi sono i principi cardine per i quali abbiamo agito facendo così. 10.700 circoli, attenzione, in 2 anni e mezzo circa, perché il primo anno era praticamente inesistente, l'abbiamo fatti solo con il passaparola, l'abbiamo fatti senza soldi di nessuno, ma con il contributo di 1 euro di ciascuno di queste 11 persone, libere, se volevano fare la donazione la facevano, se no non l'avrebbero fatta. Ah, quindi il famoso 1 euro al mese non è obbligatorio, questo è già no. Per me, vedi, no, no. È una cosa che è stata mal rappresentata. Perché... Sì, ma ci sta perché la gente capisce male, perché la gente ha l'idea del network, cioè... Ci sta che si capisca male, perché quando non hai la comunicazione con te, non hai i giornali, non hai la televisione, eccetera, e devi far passare solo il passaparola, quello che parte da una città prima di arrivare al capo dell'altra città sarà stato condito di 1000 altre nature, creatività e quant'altro. Però col tempo invece, oggi se si va a interrogare quelli che stanno in questi circoli, tutti ti sanno dire che è un libero contributo. Addirittura noi abbiamo avuto 80.000 lettere raccomandate, perché c'è stato un momento in cui l'attacco di Striscia alla Notizia insomma, diventava pericoloso per le istituzioni, perché le istituzioni si devono interrogare a dire chi è questo soggetto che va in giro a dire quello che dice. E quindi giustamente c'è stato un momento nel quale mi è arrivato un avviso di garanzia, e nel quale avviso di garanzia, insomma, si diceva sei indagato perché cosa stai facendo, ma male non fare, paura non avere. Ma scusami, un avviso di garanzia che ti chiedeva cosa stai facendo, cioè mi sembra talmente... No, un avviso di garanzia che diceva ma è vero che stai truffando le persone, è vero che c'è qualcuno che dice che per 1 euro tu dai 1500 euro, perché poi ecco... Ecco, qui è il quid detto da parte mia, non il quid vero, il busillis, anzi si direbbe. Quindi non c'è una correlazione diretta fra l'euro versato volontariamente? Assolutamente no. Ok, questa è la prima cosa da chiarire, perché io per esempio, informandomi genericamente, ho capito che invece ci sono, nella versione diciamo contro di te, ci sono i fessi che donano 1 euro in attesa di 1500. Chiunque abbia fatto 3 giorni di matematica a scuola capisce che chiaramente non può funzionare così. Sì, no, noi diciamo fin dal primo giorno che quell'uno, quel clem, che cambia il 99% della comunità, in ogni comune d'Italia, quindi 11 persone in tutti i comuni d'Italia, avrebbero creato una sensibilità, una riflessione e un atteggiamento tali da portare gli investitori internazionali a investire su un gruppo d'acquisto come il nostro, perché siamo inevitabilmente un gruppo d'acquisto potenziale, e quindi a convincere di sponsorizzare il progetto di ogni clam. Aspetta. Questo è il vero progetto di ingegneria, ecco, economico, sociale e finanziaria, perché le 1500 euro che sono il diritto di dignità, che guarda caso cominciano a pensare un po' tutti, ma il diritto di dignità che noi abbiamo inizialmente immaginato come dignità umana, i due genitori che amano il bambino e gli danno l'acqua, il latte e quant'altro, è lo Stato che deve capire che quando una persona nasce la devi portare ad avere una sua autonomia, attraverso la quale autonomia e l'amore che tu gli dai, loro dimostreranno la loro capacità di esprimere i talenti nella naturale maniera, quindi da una parte dipendenti piuttosto che imprenditori, perché poi... Sì. Si vive su questo. Hai detto una parola chiave, secondo me, il gruppo d'acquisto. Cioè nel momento in cui tu vuoi fornire questo bonus, chiamiamolo, tu lo chiami quid, chiamiamolo bonus, quello che è un modo di un diritto buono di dignità, d'acquisto, sì. Devi avere un finanziatore.
o più finanziatore. Hai usato la parola gruppo d'acquisto. Sì. Cosa intendi esattamente? Perché qualcuno potrebbe dire, uno dei 100.000 potrebbe dire, tu ci sfrutti, ci vendi in qualche modo. Sì. Quindi cosa intendi? Chiarisci meglio questo concetto. Allora, beh, intanto dobbiamo capire che la faccia ha sempre due medaglie. Allora, quando uno mi dice che tu mi sfrutti e tu mi vendi, bisogna capire se in questa società ci siamo per darci una mano e da una parte vendersi perché ci si dà il proprio talento a disposizione degli altri e dall'altra parte essere compratori del talento degli altri, no? Quindi non c'è nessuno che vende, non c'è nessuno che acquista, o ci sono quelli che vendono e ci sono quelli che acquistano ed è la stessa persona. Quindi bisogna mettersi d'accordo nel guardare in positivo tutte le cose, mai in negativo. Quindi non c'è niente di male a vendere, non c'è niente di male a far soldi, non c'è niente di male a comprare, non c'è niente di male a risparmiare, però se viene a mancare la carestia, perché risparmi? Ah beh, certo. Quindi se poi devi risparmiare per andare a togliere, a tirare la coperta dalla parte tua, ma inevitabilmente a scoprire qualcun altro, beh, allora vedrai che qualcun altro comincerà a interrogarsi di tirare a sé la coperta che tu hai tirato prima. Quindi non se ne viene mai fuori e diventa quello che l'evidenza ha portato nei secoli dei secoli, quindi l'essere umano che doveva andare per cercare nuove risorse a rubare quelle degli altri. E questo non credo sia un principio umano, ma è un principio disumano. Quindi oggi, da 20 anni a questa parte, grazie a tecnologie e saperi e prodotti, noi potremmo vivere nel paradiso terrestre. Scusa se faccio un piccolo inciso da parte mia. Io mi sono sempre domandato, dal giorno in cui è nata la rivoluzione industriale, quindi fine dell'Ottocento, ci avevano promesso che il mondo sarebbe stato liberato dalla schiavitù del lavoro. Invece succede che la gente continua a lavorare esattamente come prima, continua sempre... Peggio di prima. Fa sempre fatica a arrivare a fine mese, ma qualcun altro, pochissimi, si sono arricchiti. Henry Ford, ecco. Dice, dà una bella frase, se sapessero come usiamo l'economia e i soldi che scaturiscono da essa, insomma, l'indomani mattina ci sarebbe una rivoluzione. Una rivoluzione, permetti che bevo un po' d'acqua. E intanto io approfitto. Il punto è questo, dal punto di vista dell'investitore, tu hai un numero di iscritti ormai considerevole. Quale può essere l'interesse dell'investitore a fornirti i fondi per poter dare tu il bonus o il quid, come lo chiami tu, qui, a tutte queste persone? Qui ti ringrazio di questa domanda. Qui intanto intervengono nel progetto di ingegneria sociale, economico e finanziaria, intervengono dei fatti che sono appunto sociologici, economici e finanziari. La finanza si può fare in un modo in Italia e in un modo nel resto del mondo. L'Italia, per esempio, non permette di fare leva finanziaria se non attraverso le banche, eccetera. Nel resto del mondo ci sono leve finanziarie che si fanno avendo degli asset a disposizione e quindi questi asset vengono poi creati con progetti in un modo tale da permettere leve di grandissimo diciamo vantaggio, valore, e non quelle che siamo abituati noi a sapere attraverso l'investimento in banca, quindi il 2%, il 3% e quant'altro. Però in Italia quelle grandi leve sono vietate, non così lo è in Svizzera o comunque nelle altre parti del mondo. Ecco, gli investitori internazionali questo lo sanno bene, come lo so bene io. E quindi se tu crei una rete di soggetti che alzano la mano e dicono io so fare le torte, io so fare l'idraulico, io so fare eccetera, il pomodori piuttosto che le buone olive, piuttosto che i progetti per creare energia a impatto ambientale zero e quindi grandi vantaggi, eccetera, l'acquaponica che permette di fare in modo di avere un'agricoltura che non inquina, un'agricoltura con prodotti biologici, un'agricoltura con i prodotti che ti permettono di dare energia alle tue cellule del corpo, noi siamo fatti di acqua e di energia, quindi, e non viceversa, no? Perché devi fare profitto, sfrutti il prodotto e quindi eccetera eccetera. Ecco, tutto questo al di là della bontà dei progetti a certi soggetti internazionali interessa per l'asset che questo produce e quindi poi il valore di leva finanziaria che naturalmente si traduce fra le due cose.
Però dico anche spesso che non sempre puoi dare il pane a chi non ha i denti, cioè se tu dai il pane a un bambino piccolo appena nato, questo ovviamente si soffoca. Quindi non sempre io posso spiegare i particolari a chiunque, ma dico, voi dovete capire dal vostro cuore, dico alle persone insomma, che mi seguono, che vogliono seguirmi, dovete capire dal vostro cuore se sto dicendo una cosa che sta in piedi ed è il rischio che vi chiedo è talmente alto da stare o non stare a seguire quello che dico. Perché dal mio punto di vista, siccome tutto non si può dire, altrimenti intervengono tutta una serie di complicazioni, eccetera, pur rimanendo nel rispetto totale della legge, perché noi stiamo nel rispetto totale della legge, e guai a pensare di poter modificare le cose senza la parte democratica che tutto questo comporta. Anzi, noi abbiamo denominato e coniata una parola che è eticrazia più che democrazia. Cioè l'etica nella democrazia, l'etica in quell'aspetto sociale che deve essere il principio, perché non sempre la democrazia è motivo di soddisfazione di chi vive quella data comunità. Scusami, il discorso fila, però io mi sono perso a un certo punto, cioè senza entrare giustamente, come dici tu, nei tecnicismi finanziari, sì, che non è questa la sede, e comunque come sono affari tuoi, diciamo. No, affari nostri. Ecco. Tu, un finanziatore, una banca, un grosso gruppo di finanziamento, comunque sia, devi potermi dire in qualche modo perché... l'abbiamo detto, sì. Okay. Beh, io non l'ho capito bene. Se beh, ma no, non è che non l'hai capito bene, non l'avevo spiegato bene, okay. Perché poi anch'io, sai, in un discorso a braccio, senza quella lavagnetta, qualche volta no, posso perdere il filo del progetto di ingegneria sociale. Poi, scusami, è la chiave di tutto. Cioè, nel momento in cui c'è un valido movente per l'investitore, è chiaro che scocca progetto... la scintilla. Allora, che cosa spiego io? Spiego che nel frattempo noi abbiamo creata, grazie agli investitori, una fondazione. Una fondazione che si chiama CEIDA, Consiglio Economico Internazionale della Diaspora Africana. Voi dovete sapere che, anzi, molti lo sapranno, che nei 54 stati dell'Africa ogni stato ha un ministero della diaspora e ci sono 354 milioni di persone fuoriuscite negli ultimi anni dall'Africa che vivono i paesi dove c'è un sussidio di ammortizzatore sociale di vario tipo, insomma, no? Quindi prendono 1000 euro piuttosto che 1500, dipende dagli stati dove vivono. L'idea che cos'è? L'idea è, facendo leva su quello che abbiamo costruito in Italia e con i progetti che abbiamo immaginato promuoversi in Africa per migliorare le condizioni di quei paesi dilaniati da sempre dalla predazione, non certo africana, dalla predazione che viene non prima dagli... Non è bisogno di spiegare ai miei ascoltatori, la conoscono bene. Dagli occidentali. Questo non vuol dire che però gli stessi africani poi non si predino tra di loro, quindi c'è un vertice che è ricchissimo e poi viene costantemente insomma, mandato al macero per metterne su qualcun altro. Però è vero anche che l'africano è dotato di una energia particolare, di una frequenza particolare del suo cuore, quindi se tu vai con il progetto per esempio acquaponica e gli porti la capacità di dimostrare che non gli serve il trattore per produrre prodotti che diano energia, che diano sostanza e quant'altro, e che si possono piantare con una semplice manina e che sotto c'è una vasca di pesci particolare, grande o piccola che sia, che permette di creare il ciclo completo della natura per far sì che appunto quei prodotti siano poi naturali, anche loro ti potranno dare una donazione. Sono 354 milioni di persone che, unite magari a quelle persone come me occidentali che dicono oh, guarda che bella cosa, ma te la do volentieri anch'io un euro piuttosto che 5, 10 o 20. No, scusa, dal lato del donatore... chiarissimo, cioè c'è sicuramente un rapporto, fra, come dici tu, fra costo e beneficio che è sicuramente allettante e sicuramente onesto. È dal lato del finanziatore che continua a non capire l'interesse. Arrivo. Cioè, quando, a che punto? Ah, scusami. Arrivo. Allora, se tu fai
che in Italia il 30% da sempre ha dato un euro ogni mese, no? Il 30% di quel numero totale che per mille motivi non gli è arrivato, non hanno capito, no? Quindi siccome è libero non hanno dato il loro euro, a fronte di questo però un 30% ha sempre dato il proprio euro, ormai sono tre anni che succede, e noi con quell'euro abbiamo ovviamente garantito la nostra gestione per andare in giro, pagare questo, pagare quello, senza essere schiavi di nessuno. Dall'altro, perché se vai a chiedere i soldi a qualcuno ti dice si fa come dico io, invece noi volevamo essere autonomi in quello che è il nostro progetto. Per cui il 30% ha dimostrato che questo euro ti viene dato. Gli investitori hanno capito che il 30% di quelle 354 milioni di persone cominciano a diventare tanti soldi. E quei soldi messi a leva finanziaria sono una speculazione finanziaria che si fa continuamente nel mondo, anzi si fa molto spesso addirittura davvero abbattere i popoli, pensate alla Grecia, all'Argentina, cioè si fa una speculazione meramente speculativa e non si capisce bene perché viene permessa, ma viene permessa. Certo. Però la gente nel frattempo muore. Perché, fatte loro, ecco, quindi questa è una cosa che a me insomma non piace, ma non prendo il mitra, ma neanche mentalmente, per andare ad abbattere questo tipo di cose, perché so che se faccio un'azione negativa mi tornerà in negativo, questa è la mia filosofia di vita, se la faccio in positivo invece faccio il salto di qualità. Quindi io sto dicendo questo: convinceremo i mercati se ci sarà un circolo con 11 persone in ogni comune d'Italia che fa quello che diciamo, un euro, anche se è libero, ma perché cosa ti costa fare un euro di donazione per dimostrare che sei all'interno di un progetto e ne hai capito i vantaggi e i valori? Forse non hai l'euro nemmeno per mangiare. Bene, questo è certamente una cosa che era triste, ma è una scusante validissima, e ci sarà sempre qualcuno in quel circolo che lo metterà per te, se no che principio è, insomma, no? Di solidarietà. Le nostre regole sono l'etica, quella dei più grandi filosofi della storia, l'altruismo, la riservatezza e la buona comunicazione. Sì, per cui scusami, perché poi probabilmente dopo parliamo d'altro, vorrei chiarire, questo è sempre il flusso che viene verso il COEM? Sì. I 300 milioni di potenziali donatori africani, chiaro che possono essere interessanti per chiunque, il problema è che tu devi dare a loro qualcosa. Allora, siccome non c'è rapporto ovviamente fra l'euro singolo e il 1500, non è che uno può dire dammene uno, faccio leva finanziaria, te lo investo e ne guadagno 1500. L'euro, la donazione non è leva, appunto, finanziaria. La leva finanziaria è colui il quale mette a disposizione i propri asset. Perché sapendo che c'è un flusso di questo tipo, che poi deve essere speso in progetti, no? I progetti diventano asset, diventano leva finanziaria a loro volta. E chi sa fare leva finanziaria sa che cosa ne deriva dal punto di vista dell'estremo valore di quella leva. Io capisco che sia complicato, approfondirlo e capirlo fino in fondo. Però dico sempre che l'evidenza è la cosa migliore del mondo, per cui se lo dimostrerò, e dall'11 novembre prossimo andremo a dimostrarlo, allora le cose cambieranno, perché poi ci sarà una magistratura che giustamente dovrà andare a dire ma chi è, se c'è dietro quei soldi che arrivano, eccetera. E per questo noi abbiamo detto già, c'è una banca, quindi nelle regole piene della schifezza di Basilea 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè non è che puoi andare contro le regole. Per me fanno schifo, però sono le regole che ci sono, finché non le cambi democraticamente, che puoi fare, te le devi tenere. Per cui se vuoi finanziare i progetti devi andare a chiedere i soldi in banca, pur avendoli, cioè se tu hai qualche miliardo di euro devi andare in banca, dire io c'ho un miliardo di euro, però i soldi me li devi dare tu perché ho questo progetto. La banca, se c'hai la garanzia e c'hai il progetto, segue la formula di Basilea e ti dà i soldi. Poi c'è la reputation, per cui a chi do i soldi la banca dirà attraverso le regole di Basilea, li do ad un soggetto, persona giuridica e fisica, quelli che ci stanno all'interno,
perché ha la reputazione e per aver speso i soldi che chiede durante gli anni precedenti, vuol dire che li ha guadagnati e li sa gestire, no? Perché se no Basilea ti ferma, no? E per la reputazione nella misura nella quale questo soggetto non può essere un mafioso, non può essere uno che ricicla denaro, non può essere, deve essere una persona riconosciuta dal sistema. Allora, l'asset che c'è rimane un asset fine a se stesso, in maniera ovviamente così come prescrive la legge, e dall'altra quello strumento che ti mette in mano la banca, cioè la linea di credito, che sono alla fine soldi, è uno strumento che dice alle istituzioni deputate, quindi per l'Italia la Guardia di Finanza, la magistratura, eccetera, che tutto è regolare secondo il piano delle leggi che ci sono. Ecco che da quel momento in poi nessuno può dire che c'è riciclaggio, nessuno può fermare un progetto come quello nostro. Scusa, prima hai detto dal 19 novembre, se hai detto. No, ho detto dall'11 perché l'11 novembre. L'11, 11, 11. 11, 11, 18. No, se tu guardi 8 più 2, 10 più 1. Beh, diciamo dal prossimo 11 novembre. Perché la numerologia la devi portare sempre al numero primo, no? Sì. Che poi alle ore 11 dell'11-11-11, quindi 2, 4, 6, 8, l'assoluto. Va bene. Dimostreremo. Quel giorno molto presto, visto che siamo oggi, siamo qua. Diciamolo per precisione, siamo il 20 settembre 2018. Sì. Che cosa succederà esattamente? Succederà che porteremo ad una conferenza stampa, prima di una nostra conferenza, ad evidenziarsi tutte le cose che diciamo, per cui porteremo il soggetto persona giuridica, il soggetto persona fisica, che non può essere Maurizio Sarlo, perché Maurizio Sarlo non ha mai girato miliardi prima, per cui non posso andare a chiedere alla banca di darmi miliardi perché so che la regola non lo vorrebbe anche se ci fossero. Ma una persona, ripeto, con una società, persona giuridica e una persona fisica, che abbiano il rispetto del sistema e che quindi nessuno possa dire che questo non può sponsorizzare quello che diciamo. I quali annunceranno? Annunceranno che ci sarà il via a questa carta servizi e alle modalità per riceverla, perché noi abbiamo sempre anche detto una cosa strategica ed importante: per avere quella carta servizi, che è un buon acquisto di 1500 euro, tu devi dimostrare di essere un valore, non un disvalore. Cioè, non è che puoi con quella andare a comprare droga o andare a comprare medicinali che ti uccidono e quindi fanno aumentare i costi della sanità, eccetera, eccetera. No, devi andare a fare delle cose serie per i tuoi piaceri, naturalmente, liberi, naturalmente, ma non di uccidere gli altri, cioè, non di affossare gli altri. Cioè, qui ci sta l'etica, appunto. Di ci sta l'etica, ci sta l'altruismo, ci stanno quelle cose che dicevamo. E quindi questa carta però è fatta di non immagino che sia fatta di soldi contanti, cioè. Bravo. Questa è una carta servizio, un buon acquisto attraverso una carta di debito, se vogliamo, no? Le classiche carte di debito, che tu potrai andare a spendere in un circuito chiuso, però maggiormente diffuso possibilmente, nel quale poi col tempo interverremo per capire dove stai andando a spendere questi soldi. Allora uno dice: ah, ma mi togli la libertà di andare? No, io non ti voglio togliere la libertà, ma se sei valore non hai nessuna paura di dimostrare che vai, anche magari imparando in un secondo momento ad andare a spendere i tuoi soldi da una parte piuttosto che da un'altra, no? O se vai a spenderli in un negozio che ti dà dei prodotti alimentari che invece di darti energia te la tolgono, andremo con una serie di nostri amici che abbiamo ormai in tutta Italia a chiedere a questo negoziante che vada ad acquistare prodotti che già sappiamo danno energia e quindi valore. Quindi dovrai fare delle convenzioni, presumo, con i fornitori dei beni, esatto, che vogliono accettare questa carta, che però per loro sarà un controvalore in denaro. Ovvio, perché dietro quella famosa linea di credito che le banche erogheranno a fronte dell'asset, eccetera, eccetera, la traduzione sarà: io ricevo il bonus un punto piuttosto che 100 punti, che per me però valgono un euro o 100 euro, quindi immediatamente traduco in valore euro tutto quello che ho incamerato con quella carta. Poi voglio spendere i miei euro, dice l'imprenditore, come voglio, liberissimo. Voglio invece
rimettere nel circuito questi euro guadagnati vendendo il mio prodotto o servizio in altrettanti prodotti che sono all'interno della piattaforma, e ovviamente... Quindi, se ho capito bene, il vero cuore di questa operazione diventa la struttura che fornirà i beni per tutti. La piattaforma che farebbe... Questa è già pronta, è già in via di preparazione? Allora, l'abbiamo provata a costruire 3 volte, poi grazie agli attacchi di un certo tipo, siccome non ho mai voluto sottoscrivere accordi finali con nessuno, perché sapevo la pericolosità, insomma, di un accordo definitivo, ho lasciato la libertà anche lì, l'abbiamo lasciata come COEM anche lì, fino in fondo. E gli attacchi veementi hanno fatto sì che più di qualcuno scappasse, perché poi non è che ci potevamo permettere di fare una piattaforma che chi sa nel web che cosa costano a certi livelli per non essere penetrata, per non essere abbattuta dagli hacker, eccetera, sanno che queste cose costano molto, non costano poco. Quindi non ce la potevamo permettere con l'euro che noi avevamo, dovevamo in qualche modo convincere un investitore in questo. E non gli investitori classici che dicevo prima, quelli che fanno la leva e che accettano solo di sponsorizzare qualcosa quando hanno già guadagnato. Devi fare i calcoli con questa gente qui. Ecco, la piattaforma noi l'abbiamo fatta nascere per una serie di considerazioni all'interno del nostro mondo, no? Quindi quanti eravamo, dove eravamo siti, eccetera, dare la conoscenza di questa piattaforma e delle persone che c'erano all'interno a tutti quelli che in qualche modo gravitavano intorno al nostro circolo culturale. Poi a maggio è intervenuta la nuova legge sulla privacy, abbiamo dovuto buttare via tutto, perché per ora no. C'è una piattaforma, si chiama Italia 6 Top. Ecco, è già visitabile, cominciare a vedere come, quali tipo di servizi. Sì, intanto ci si può iscrivere. Cioè, ci sono 2 fasi. La prima fase, con questi nuovi partner che abbiamo, hanno portato l'attuale piattaforma ad essere prima, diciamo così, penetrabile dalle persone aderenti, e si sono iscritte le persone che erano dentro i clan. Adesso da qualche giorno è possibile inserire le imprese all'interno quindi chi vuole dare il proprio assenso a fare in modo che quella carta sia spesa presso di loro. Perché lo fanno? Perché intanto, siccome ormai siamo un gruppo abbastanza folto in Italia, intanto si fanno dei clienti o hanno l'opportunità di farsi conoscere dal nostro gruppo di attivisti. Dopodiché, entro breve, sempre di più, si andrà a delineare il fine di questa piattaforma, che deve essere quella di un vero e proprio gruppo d'acquisto che da una parte ti dimostra chi vende un prodotto, peraltro di qualità e quant'altro, o un servizio, ovvero voglio venire ad Avoli o a Viareggio, per dire 2 località marine, voglio avere un cicerone che mi porti in giro, che mi sappia spiegare quali sono le bellezze, che mi sappia dire dove vado a mangiare con qualità. Ecco, allora facciamo questo esempio. Diciamo che io abito in questa Davoli, ipotetica, sì. e offro il mio servizio come cicerone, perché conosco bene la zona e so dove si mangia roba organica, roba fatta bene, roba pulita, roba sì. sana, cioè, per esempio. No? Mi iscrivo alla piattaforma. Arriva a un certo punto il socio di COEM. Come ti iscrivi come produttore di un servizio prodotto? O offro come un servizio. Ah, offri un servizio. Oppure faccio l'ordine. Quindi il cicerone, fai il cicerone. Vuoi fare il cicerone? Voglio fare il cicerone. Oppure produco, per farla più semplice, produco dell'olio. No, sono 2 cose importanti, sai, che stavi elencando. Esatto. Facciamo la prima, diciamo quello del cicerone. No? Faccio il cicerone perché io so dove non butti via i soldi, dove mangi bene roba pulita e dove soprattutto rimetti in circolo dei soldi con persone oneste che a loro volta lavorano con la stessa mentalità, sì. escludendo automaticamente tutto quello che possiamo chiamare così, il circuito del male, tanto è. Sì. Mi iscrivo e metto a disposizione il mio servizio. Più che del male, permettimi, il circuito che non dà positività. Poi... Chiamiamolo, va bene. Arriva un socio COEM con la sua carta, chiamiamola precaricata, anche se non è proprio così tecnicamente. Mi dice: io vorrei avere il tuo servizio, il mio servizio costa 10 euro al giorno, per dire.
lui mi paga con la carta. Sì. Qualcuno deve tirare fuori questi 10 euro, il famoso finanziatore che copre i costi l'uso e l'utilizzo della carta. Esatto. Permettimi, se sarò testardo o stupido, ma torno alla domanda iniziale. Che vantaggio ha il finanziatore che ha messo i soldi dietro questa carta a breve termine? A lungo termine posso anche capire un concetto generale. La leva finanziaria. Se 300 milioni di persone ti danno un euro per 12 mesi, 300 milioni di persone per 12 quanto fa? Quindi tu mi stai dicendo se mi pagano un euro allora io posso pagare voi? No, tu non paghi me. No, io banca. La banca, il finanziatore, stiamo parlando di lui. Il finanziatore mette i suoi soldi, non questo euro. Però sa che questo euro sarà è un calcolo di proiezione che i mercati fanno, cioè lo fanno quotidianamente. Arriverà questo, faccio questo. Quindi lui mette a disposizione i suoi titoli, i suoi asset. A vantaggio di che cosa? A vantaggio della linea di credito che questa banca ti dà per i progetti che ci sono. Il combustore, l'acquaponica, eccetera. E ce ne sono tanti, ne abbiamo tanti, ma non vorrei, ripeto, diventare matto a spiegarlo qui, perché ci perderemmo nei calcoli matematici, che sono una cosa che la gente deve vedere dal vero. Allora si innamora, la contesta e quant'altro, ma altrimenti è difficile che possa avvenire, no? Con la spiegazione semplice, ovvero io dico fidatevi, e non è facile fidarsi di quello che dico, perché giustamente tu mi stai facendo una domanda. Non capisco come l'investitore abbia voglia di perdere 150 milioni al mese, no, o comunque investire 150 milioni al mese, perché sono 1.500 di buono acquisto per 100.000 persone per un anno, due anni, quello che serve. E chi è sto pazzo che mette 150 milioni al mese a vantaggio di questa cosa? Beh, è un pazzo che ha capito cosa ci sta dietro. Ci sta dietro un'opportunità che quella donazione e la derivazione della vendita di prodotti e servizi di un cicerone piuttosto che di un produttore di beni e servizi, che capiranno inevitabilmente l'amore che ci sta dietro ad un progetto di questo tipo, e non ci sarà più bisogno di pubblicità, benché si potrà fare la pubblicità, ma è qualche cosa di appassionato che tu andrai a promuovere sempre di più, convinto che questo benedetto equilibrio lo potrai realizzare. Allora se posso fare un commento, dico questo: se tu riesci a convincere un banchiere, un gruppo finanziario a fare un'operazione di questo genere, non solo sei un genio, ma ti farò un monumento di fronte al quale andrò a pregare ogni giorno per il resto della mia vita. Massimo, devi già andarlo a fare, perché l'ho già fatto, quindi ci sono documenti che lo dimostrano. Avresti stravolto la logica stessa dell'investitore perché finanziario. Perché vedi, non sono nato per andare contro qualcosa, neanche contro un sistema finanziario che fa schifo. Prego. Dicevo, ho voluto far nascere questa iniziativa per dimostrare, soprattutto a quelli che stanno lassù, quelli non è detto che siano i mostri, i Bilderberg, i famosi Rothschild, i famosi, voglio dire, tutti i nomi che sappiamo di quei 13 nominativi che ormai sono delle vere e proprie superfamiglie, ma i capistipite non ci sono ovviamente più. Lì ci sono persone di qualità, ci sono persone di valore, oltre al malato di mente che magari dice dobbiamo eliminare 2/3 dell'umanità perché siamo in troppi. C'è il malato di mente, ma c'è anche fra le persone comuni a noi, no? Il malato di mente, che ci dobbiamo fare? No. Dobbiamo amarlo e vedere di cambiargli quella parte negativa del cuore che purtroppo ha, perché ci sarà sempre una parte positiva nel cuore umano. C'è una piccola fioca luce, c'è in ogni essere umano, lì bisogna andare. Qualcuno la chiama Dio, no? Come me, io insomma, mi ritengo, sono un cattolico un po' così particolare. Questo non vuol dire che abbiamo immaginato di fare una setta, una cosa, cioè siamo un'associazione libera dove dentro ci sono atei, ci sono buddisti, ci sono, perché non abbiamo voluto fare un'associazione religiosa. Noi siamo un'associazione di persone che vogliono portare in equilibrio costi-benefici, quello che una comunità
come quella italiana potrebbero dimostrare al resto del mondo. È un qualcosa di straordinario, di utopico? Sì, facile non è, ma ti toccherà farmi il monumento. Va benissimo. Allora, io vado a prendere la calce, il calcestruzzo e i mattoncini. Siccome la scadenza che hai dato è abbastanza vicina. Esatto. Possiamo riaggiornare il tutto. Ci vediamo l'11, vieni anche tu, no? Verrò anch'io, assolutamente, a questo punto. Possiamo chiuderla così allora e ti ringraziamo moltissimo. Grazie Massimo, a te.